Quinto e ultimo appuntamento per IDEA, progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sul tema dell'archivio, inaugurata venerdì 29 novembre, Abitare gli archivi, vita, movimento, raccolto. Gli archivi scelti nell'ambito della ricerca condotta dalla curatrice e dall'artista, entrambi di fama internazionale, sono stati inquadrati all'interno di un approccio critico nei confronti del modernismo e in linea con la storia del territorio degli anni 50 ad oggi. IDEA è uno dei due progetti pilastro di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, a cura di Joseph Grima, sotto la supervisione di Rossella Tarantino, manager sviluppo e relazioni della Fondazione, e con il project management di Rita Orlando. Il progetto IDEA si chiude con questa mostra importante, Abitare gli archivi, curata da Pilin Tan e da Liam Gillick, due nomi di grandissimo spessore nel settore dell'arte, della curatela e della ricerca soprattutto. Il progetto IDEA era un progetto molto difficile, molto sfidante, perché aveva a che fare con un patrimonio non facile, come possono essere i libri, come possono essere un film, come può essere un concerto, come può essere un'opera di Raffaello. Gli archivi sono difficilmente interpretabili, accessibili, quindi soprattutto si sfarinano quando li tocchi. E quindi è come rendere questi archivi accessibili, ma soprattutto come renderli miniera di nuovi racconti, perché noi abbiamo questo fardello pesante che un po' sono un po' anche che ha creato anche molti pregiudizi. Non sempre noi abbiamo avuto un rapporto facile con la narrativa di Carlo Levi, con la narrativa di Ernesto De Martini, che ci ha anche un po' marchiato. Per cui era dire come invece viviamo questi archivi, che non sono solo quelli di Carlo Levi, ma ci sono degli archivi spettacolari, la Fondazione Olivetti, l'Associazione Olivetti, dell'Alsia. Ma anche di privati cittadini come Rita Montinaro, di Enzo Viti, come raccontare, come vivere questi archivi in modo contemporaneo, e questo potevano fare soltanto degli artisti. E il livello appunto di traduzione artistica da parte di queste grandi persone che abbiamo chiamato ha avuto un interesse internazionale molto forte, ha reso questo progetto non facile ma assolutamente sfidante, non solo per la Basilicata ma per tutto il mondo. Per cui è ora il momento, quando si chiuderà la mostra, di fare una grande conferenza in cui anche gli archivi stessi hanno avuto una nuova consapevolezza del patrimonio che hanno in mano e di come possono essere messi in rete e possono raccontare attraverso gli occhi dei grandi artisti una nuova Basilicata. Il nostro principale intento in questa mostra è stato quello di comprendere il concetto e il senso dell'abitare in Basilicata e a Matera in diversi periodi storici, dagli anni 50, 60 e 70 fino ai nostri giorni, e come l'abitare sia in sé e per sé uno strumento della trasformazione della società. Il nostro punto di partenza è stato l'archivio dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, relativo alla riforma agraria degli anni 50, che crediamo sia la più grande trasformazione avvenuta in Basilicata, e non solo in termini di stile di vita, ma anche lavorativo e abitativo. Quindi siamo partiti da lì per arrivare all'archivio dell'Osservatorio sui migranti, che dal 1996 monitora il flusso dei rifugiati attraverso il Mediterraneo e come i rifugiati hanno organizzato le proprie abitazioni. Abbiamo analizzato anche altri archivi, ad esempio quelli riguardanti i quartieri Spine Bianche e La Martella, studiando le occupazioni abusive dei sassi avvenute negli anni 60, come quelle che trasformarono i sassi in discoteche, in spazi di aggregazione subculturali o occupazioni anarchiche. Il titolo che abbiamo dato a questo lavoro è Abitare gli archivi, con l'intento di leggere e osservare questi archivi con uno sguardo differente, con vivo interesse, scoprendo che comunità è un termine che si declina in modi diversi e si guarda i
dai luoghi di vita, dai sassi ai quartieri di Spine Bianche e La Martella, passando per i territori interessati dalla riforma agraria in Basilicata che ha cambiato la vita degli agricoltori, fino a vedere gli ambienti della sottocultura anarchica degli anni 60 e le comunità dei rifugiati qui presenti. Quanto alle ricerche di Rocco Scotellaro che abbiamo analizzato, appare chiaramente il suo grido d'accusa al colonialismo interno operato dal nord verso il sud, e questa è costante dell'ultimo secolo. E come poeta Scotellaro descrive benissimo la retorica dei meridionali di Basilicata, per questo abbiamo inserito nella brochure della mostra una delle sue poesie che rappresenta il significato di abitazione, dislocazione, migrazione, desertificazione, della povertà dei contadini lucani di un tempo, simile a quella degli odierni migranti. For me, a lot of the dal mio punto di vista, essere un artista significa a volte imparare a ascoltare, e ci sono posti nel mondo che incidono sulla produzione artistica. Ho realizzato sin da subito che volevo produrre qualcosa di nuovo, non portare qualcosa di già pronto. Quindi avevo bisogno di un soggetto e ho deciso che con tutti questi anni di ricerche fatte da gente che è venuta qui con l'intento di esaminare i luoghi e la città per comprenderli, forse quello che potevo fare era mostrare il processo di fascinazione che subisce la gente che arriva qui, in questa sorta di microcosmo. E i primi che sono arrivati avevano molte domande riguardo l'identità e la sua protezione. Alla fine ciò che ho fatto è stato un film che magari contro le mie propensioni è qualcosa di poetico e bello. È l'immagine di qualcuno che pensa, cerca di capire, cerca di trovare qualcosa senza distruggerlo. Il motivo per il quale abbiamo cercato di lavorare artisticamente insieme era l'intento di non creare una mostra in senso tradizionale, ma ricercare un approccio al materiale d'archivio da una prospettiva molto soggettiva. Si vede davvero qualcosa dei pensieri e dei sentimenti di Palin, quello che oggi viene chiamato aspetto affettivo nell'approccio alla storia. Ci sono molte emozioni allo stato grezzo, molte differenze qui come ovunque, forse attraverso una mostra come questa si può cominciare a guardare ai materiali senza prendere le parti di nessuno, senza incappare in una trappola dialettica. Come artista questo è il mio ruolo, imparare qualcosa da lasciare qui sotto forma di nuove opere d'arte, nuove idee, e credo che sia proprio quello che sia successo. C'è un piccolo messaggio nella brochure, alcuni scritti riguardano i miei desideri, domande alle quali ho risposto con altre domande, guardando, camminando, imparando, ascoltando.